questo cimitero che è diventato il Mar Mediterraneo, un cimitero di migranti, insomma, ha bisogno di una forza comune, che è quella dell'Europa, ma non arriva. Per quale motivo? Perché c'è un problema politico grande come una casa ed è la più grande contraddizione del progetto europeo. Viviamo in un'Europa che ci ha dato la prosperità, la ricchezza, la pace, lo sviluppo e siamo grati per questo, che è stata capace di abolire le frontiere al proprio interno, ma che paradossalmente, quando considera le frontiere esterne, le considera di competenza nazionale. C'è bisogno quindi di una grande discussione politica e di una grande lungimiranza politica, e che si ascolti ciò che il governo italiano dice da tempo. Va rivista questa visione restrittiva, perché ne va del futuro dell'Europa stessa. C'è anche con la migrazione fatta da tanti delinquenti, sapendo di trovare anche un governo morbido dal punto di vista della giustizia. Siamo governi dell'Unione Europea, abbiamo standard di giustizia assolutamente in grado di rispondere al contenuto delle sfide che ci vengono sottoposte. Credo che in questo senso, ancor più sul tema di giustizia, la cooperazione in sede europea ed internazionale debba essere la leva da utilizzare per far fronte a queste sfide. Si è parlato molto anche di un corpo di polizia unico. Io credo che sarebbe già tanto se riuscissimo a portare a compimento il progetto di un numero unico per i corpi di polizia dell'Unione Europea, che è un progetto che già da qualche anno coltiviamo. Questo numero, come sapete, sarebbe il 112, è un progetto a buon punto, l'ho molto sostenuto anche nella mia veste parlamentare europeo e mi auguro che presto potrà diventare una realtà per tutti. Le parlava poco fa in conferenza stampa di questi droni utilizzati non solo per fini militari, ma anche per captare dove sono queste imbarcazioni di questi migranti. Come tutte le tecnologie militari, il meglio delle loro ricadute è poi sulla vita civile. Con i droni si fa la meteorologia, per esempio, con i droni si fa l'avvistamento, e noi l'abbiamo utilizzato in questi giorni e proprio in alcune circostanze chiave. Si fa l'attività di supporto alle ricerche di giustizia, si fanno tante cose. Noi dobbiamo saper guardare le tecnologie per quello che ci possono dare, senza mitizzarle, ma nello stesso tempo senza demonizzarle. L'obiettivo è stato raggiunto, quello di stimolare il governo nazionale attraverso il ministro Mauro ad un intervento forte, perché l'Europa deve interagire sul progetto per i migranti che arrivano da ogni parte del mondo in Sicilia. Ci vuole un dialogo strutturato fra Unione Europea da una parte e governi dall'altra. L'operazione Mare Nostrum, lanciata proprio dal governo nazionale, è un passo avanti deciso in termini di solidarietà nei confronti dei migranti che con grandi sacrifici provano ad arrivare nel nostro territorio. Occorre tutelare le vite di queste persone, però non c'è spazio per tutti quanti. Noi siamo dell'avviso che i migranti economici debbano essere rimpatriati nei loro territori, mentre invece nei confronti dei richiedenti asilo vada prestata la tutela prevista dall'ordinamento. Condivisione degli oneri, un'Europa che deve essere più solidale, più responsabile, ma più condivisione da parte degli Stati membri. Oggi l'Italia gioca una partita praticamente da sola, adesso la Slovenia ci darà una mano d'aiuto, ma confidiamo che anche gli altri 26 Stati membri possano fare qualcosa per garantire soccorsi umanitari, cooperazione e soprattutto una salvaguardia della vita, che deve essere in ogni caso approntata nei confronti di chi avvia percorsi di speranza che molto spesso li trasformano in viaggi di morte. Il nostro Mar Mediterraneo è diventato una sorta di cimitero. Molte anime sono persone che cercano pace, ma arrivano anche tantissimi delinquenti. Occorre coniugare le esigenze di sicurezza dei cittadini, che vanno sempre garantite, con le aspirazioni di vita di coloro i quali nei propri territori sono oggetto di ripetute violazioni dei diritti fondamentali o perché in quei territori c'è conflitto. E lo ripeto, nei confronti dei migranti economici, nei confronti di coloro i quali hanno l'esigenza di trovare un'opportunità di lavoro nei nostri territori, se non c'è un contratto di lavoro con un'azienda, è chiaro che gli stessi debbano essere rimpatriati nel proprio territorio. Noi abbiamo l'esigenza di conciliare queste opposte situazioni, abbiamo l'esigenza di garantire una chance, un'opportunità intanto ai cittadini siciliani, ai cittadini italiani, ai cittadini europei. Il lavoro della giustizia, quella che è transnazionale, è operativa, è attiva e attenta. Beh, oggi c'era la Procura Nazionale Antimafia, c'è la Direzione Investigativa Antimafia con i direttori, c'era l'OLAF col direttore, quindi tutela delle risorse del bilancio comunitario, garanzia che le stesse vengano utilizzate in maniera appropriata, che il tema dei migranti è collegato poi al tema delle politiche d'asilo, ma tutti quanti eravamo insieme per dire che il Parlamento europeo ha battuto un colpo con una risoluzione importante, con contenuti di solidarietà e di responsabilità. Adesso la palla è nella metà campo del Consiglio, degli Stati membri. L'Italia sta facendo la sua parte, anche gli altri Stati membri devono fare la loro.